Ciao a tutti, oggi vedremo un applicativo che ci serve per poter eliminare tracce, riparare il disco, pulire il registro da PC fisso o portatile, uno dei tanti programmi, è Glary Utilities. Ora, dove si può scaricare Glary Utilities? Dal seguente sito. Ci sono due versioni, quella professionale e quella free. Quella free è gratuita. E si può scaricare gratuitamente e offre alcune funzioni per poter proteggere e pulire il nostro computer. Quella professionale invece ne ha di più che a pagamento. Ora io utilizzo la versione gratuita che mi permette di effettuare una pulizia del registro, una riparazione di collegamenti, una rimozione delle spyware. Questa è una, io ho una versione ancora non, diciamo, non aggiornata, è ancora una delle vecchie versioni, ma mi trovo molto bene, la devo aggiornare. Una volta fatto partire il programma, basta fare una scansione dei problemi. Eccola qui, la facciamo insieme. Leo Utilities analizza il mio PC portatile, ora lo sto provando su un PC portatile. E dopo un po' di tempo evidenzierà i problemi trovati. Vedete, già mi ha trovato un problema di pulizia del registro che deve essere riparato. Ora sta passando alla riparazione dei collegamenti. Fa prima un'analisi e poi ci chiede se vogliamo riparare le problematiche. Ecco, qui per esempio la riparazione dei collegamenti non ha trovato nessun problema. Ora sta passando alla riparazione del disco. Ecco, vediamo un attimo. Sì, un attimo che ci vorrà un po' più di tempo, quindi riprendo il video dal momento in cui ha finito tu di evidenziare tutte le problematiche. Ok, adesso ha finito di visualizzare tutto il computer, ha trovato 20 problemi, vedete, nell'eliminazione delle tracce e della pulizia dei file temporanei. Ci chiede se vuole riparare i problemi, io clicco su OK, quindi clicco su ripara problemi e lui provvede poi a pulire il computer. Eventualmente questo programma ci permette anche di effettuare degli update se per le versioni in corso, ce lo chiederà in automatico e ne possiamo decidere se fare l'update del programma oppure continuare a utilizzare la versione che abbiamo. Si può scaricare gratuitamente da alcune funzioni, come ho detto, a pagamento, altre come queste gratuite. Ciao a tutti, al prossimo video.